Non possiamo dire di essere insoddisfatti della misura in sé. La riduzione dell'aliquota al 90%, anzi, se vogliamo, va incontro ad alcune rimostranze, ad alcune osservazioni che erano venute dalla nostra categoria, perché aver stabilito una percentuale superiore al costo sostenuto ha portato a speculazione, ha di fatto non consentito una reale libera contrattazione. Però, come sempre in Italia, non è magari il cosa si fa, ma il come lo si fa. E quindi non aver previsto un adeguato regime transitorio oggi rischia di rovinare il lavoro di tanti professionisti, di tante imprese, perché a quanto pare, ma attendiamo appunto la pubblicazione, sarà salvato con il vecchio regime, con l'aliquota del 110, ciò che sarà stato presentato entro il 25 di novembre. Tutto quello che verrà dopo passerà con l'aliquota del 90. E bisogna tenere conto che in realtà dietro una delibera di assemblea di condominio, dietro una CILA, c'è un lavoro che dura mesi e mesi, che rischia di essere vanificato, perché va rifatto praticamente tutto da capo, con un abbassamento di 20 punti percentuali. È chiaro che cambia tutto. Poi c'è la riapertura agli unifamiliari, che lascia perplessi, perché se è vero che si vuole dare un sostegno ai ceti meno abbienti e quindi si riapre solo ai nuclei con un certo reddito, beh, bisogna tenere conto che chi ha un certo reddito non avrà capienza per portare in detrazione le spese e quindi potrebbe accedere al beneficio solo con lo sconto in fattura. Però se non si interviene, e di fatto ad oggi non si è intervenuto, sullo sblocco nella circolazione dei crediti, quale impresa oggi potrà praticare lo sconto in fattura? Quindi questa riapertura rischia di rimanere lettera morta.